Ciao, questa sera vi parlo di Ticket to Ride. È un bellissimo gioco da 2 a 5 giocatori, della durata mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, dipende anche un po' da quanto ci si vuole pensare su. È il classico gioco con una grande mappa, dell'Europa, tutte le città e le linee ferroviarie. Ogni giocatore, all'inizio della partita e durante la partita, ha delle carte obiettivo. Questa carta ti dice che devi collegare due città, in questo caso Sofia e Smirna. Le vado a cercare sulla mappa e tramite le altre carte, quelle con i trenini, cerco di raccoglierne il numero sufficiente per completare una linea, che non deve essere per forza la più breve, può anche essere un pochino arzigogolata, anche perché gli altri giocatori, anche loro avranno degli obiettivi. Durante la partita si pescano carte, si mettono giù i trenini colorati, ognuno appunto ha i suoi del suo colore, è anche un bel materiale questo gioco. E poi ci sono una serie di regole accessorie, chiaramente, per rendere il gioco intrigante. Le linee con le gallerie, un pochino più difficili da realizzare. Le stazioni, che servono per interagire con gli altri giocatori e utilizzare le loro linee per i propri obiettivi. Intorno c'è il segnapunti, quindi man mano durante la partita si segnano i punti per le linee realizzate e alla fine invece ci si assegna i punti per gli obiettivi. Chiaramente se l'hai fatto li prendi, se non l'hai fatto li perderai quei punti. Vincerà il giocatore che, quando saranno finiti i trenini, il gioco finisce e vince chi ha fatto più punti. Questo è Ticket to Ride, grazie e ciao!